Perché non riuscite a essere in sintonia col popolo italiano? Calma, noi abbiamo perso le elezioni. Detto questo, io credo che il problema politico che c'è oggi non è quello delle riforme istituzionali, ma è quello di affrontare una crisi economica drammatica che milioni di famiglie stanno pagando in un modo clamoroso senza che vi sia nessun aiuto. Perché il punto vero è questo qui. Ma le pare prego, che già non sia stato, è stato il primo paese in Italia, l'Italia, che ha affrontato il tema dell'emergenza? È solo, signora, che non se n'è accorto nessuno, perché la gente che non arriva a fine mese con lo stipendio continua a non arrivare a fine mese. Ci sono centinaia di migliaia di lavoratori che finiscono in cassa integrazione e oggi non hanno nemmeno diritto ad avere l'80%, cioè la gente va in cassa integrazione con 750 euro al mese e sfido chiunque ad arrivare a mantenere una famiglia con quei soldi. In più ci sono tutti quei lavoratori che perdono il posto di lavoro e non hanno nemmeno diritto alla cassa integrazione. A me pare che il problema non è fare gli annunci al telegiornale, è prendere delle misure concrete per rispondere a quei problemi di quelle persone concrete in carne ed ossa che purtroppo sono in questa condizione. Onorevole Destro, fatto che comunque erano d'accordo con questa decisione, vorrei fare una domanda a entrambi, perché una notizia di poco fa è che l'accordo tra la Chrysler americana e la Fiat è fatto, e nel comunicato ufficiale del presidente della Chrysler si dice che Fiat rafforzerà la capacità di Chrysler di creare e conservare posti di lavoro negli Stati Uniti. Ferrero e poi anche onorevole Destra, voi siete, pensate che questo sia un buon accordo e che servirà soprattutto anche a conservare posti di lavoro in Italia oltre che agli Stati Uniti? Bisogna vedere il testo dell'accordo, perché io non posso pronunciarmi su un accordo di cui non ho gli elementi. Può essere un accordo che sposta posti negli Stati Uniti o che tiene i posti anche in Italia, però bisogna vederlo dentro e riterrei non serio pronunciarmi senza onorevole Destra. Sì. No, io vorrei però rispondere sulle misure prese dal governo prima che venivano enunciate. È stato detto, si è fatto l'intervento per le famiglie più povere con la tessera. Vorrei ricordare che su quella tessera sono stati stanziati 320 milioni di euro, che sono un po' di meno di quanto la manovra fatta ad agosto ha tolto dal fondo delle politiche sociali, che peraltro gestiva il mio ministero, quindi che conosco bene. Quindi si sono tolti 400 milioni da una parte e di quelli lì una parte si è rimessa per i poveri, cioè nulla, nulla. Secondo, no, allora... mi faccia solo finire. Secondo, sì, per sì, adesso sì, il piano casa prevede la possibilità per chi ha già la casa e c'ha i soldi per ristrutturarla di poterla ampliare, ma il problema della casa in Italia sono quelli che la casa non ce l'hanno, hanno un mutuo troppo alto e non riescono a pagarlo, figuriamoci a fare la ristrutturazione della casa, oppure stanno pagando un affitto troppo alto e non riescono a pagarlo e finiscono in morosità. Allora il piano casa dovrebbe servire per le fasce sociali più deboli, quelli che non riescono a pagare, non per chi ha abbastanza soldi da avere la casa in proprietà e anche di ristrutturare. Mille, mille, perché quella è un'altra cosa, Ferrero, non c'entra Ferrero, nulla. Ferrero, scusi, lei sa il dato che l'80% degli italiani è proprietario di casa, sì, quindi può essere la piccola casa, la bifamiliare, ci sono anche quelli con i mutui, ci sono anche quelli con i mutui, è nell'80%. E infatti la proposta del ministro Brunetta è proprio quella di far leva su questo tema. No, ma io semplicemente faccio notare problema è chi non ha i soldi. Sì. Per tenerla la casa. Mi faccia finire, scusi, proprio a sostenere questa integrazione, infatti, l'integrazione con gli stranieri. Rapidissimo, Ferrero, poi devo dare la linea al punto. Brevissimo, semplicemente che il ponte sullo stretto come la TAV io considero essere delle grandi opere inutili e dannose per l'ambiente, così come mettere 24 miliardi di euro da regalare a Sarkozy per le sue centrali vecchie, centrali nucleari. Io penso che sarebbero da fare altre grandi opere, ad esempio manutenere tutte le scuole e renderle energetiche. L'ho detto prima. Le chiedo scusa, solo che mi faccia finire anche me però. Solo che non avete messo i soldi, i miliardi li avete messi sul ponte sullo stretto, in cui a occhio si ingrasseranno alcune grandi ditte e forse anche un po' la malavita organizzata, e invece bisognerebbe mantenere fare l'energia solare per le scuole, bisognerebbe mantenere gli acquedotti e tenere l'acqua pubblica, cioè far funzionare meglio il sistema paese, e quello lì siamo degli immigrati che sono in Italia da 15, da 20 anni a lavorare, che se perdono il posto di lavoro perché messi in mobilità
perdono anche il permesso di soggiorno dopo 6 mesi. C'è gente che si è comprata la casa, che ha i figli che vanno a scuola in Italia da 10 anni, che rischia di essere rispedito fuori o di diventare clandestino in virtù di una legge folle che, se uno perde il lavoro, dopo 6 mesi viene sbattuto. Onorevole Destro, rapidissimamente, questo è un problema che è stato...